Siamo al telefono con Fabio De Vincentis, massimo dirigente del Francavilla Calcio, che è stato con la sua squadra protagonista dell'ultimo campionato di eccellenza, con un'ottima stagione culminata anche con la disputa dei playoff, poi però ci si è fermati sul più bello. Comunque sia, Presidente, è stata una stagione da non dimenticare facilmente, anche per i tifosi. Sì, questo diciamo, lo dico a alta voce oggi, che è stata una passata stagione, quella 2014-2015, dove abbiamo esercitato un'attività di calcio a alti livelli, facendo divertire innanzitutto tutti gli appassionati, riportando delle belle vittorie con le squadre come Avezzano, Paterno. Sono belle soddisfazioni che resteranno diciamo, negli annali del Francavilla. Poi sì, abbiamo fatto la finale playoff, dove purtroppo non è andata benissimo, è andata bene perché non ce lo aspettavamo di fare il playoff, ma non benissimo perché dopo ci credevamo e quindi volevamo andare due avanti. Si sa che in quella partita certe cose non hanno funzionato purtroppo per cause esterne, quindi ne prendiamo atto, ma guardiamo avanti. Verso la Garinda, non di sicuro si chiude con la partita finale playoff contro il Paterno. Tanto più che voi non demordete, anzi avete già presentato a tempo dovuto la domanda di ripescaggio con la speranza appunto di partecipare al prossimo campionato di Serie D, ma con quali speranze? Guarda, prima di risponderti, io sono in viaggio, quindi sto fra le montagne qua Avezzano poco prima e quindi se salta la linea è pure perché ci sono le montagne e le gallerie. Per quello che riguarda invece la domanda di ripescaggio, l'ho voluto fortemente io, per tutto quello che possa essere la piazza di Francavilla, la piazza di Francavilla merita la Serie B, io l'ho voluto fare con il cuore per la città, per i tifosi, ma anche per l'organizzazione che sto mettendo su in questo anno zero. E quindi l'anno prima per questa partita stava aprendo. C'è da dire che non è che abbiamo tantissime speranze di andare in Serie D e oggi sì, ci crediamo, ma guardiamo avanti dicendo che il Francavilla Calcio oggi è una squadra che guarda al campionato di eccellenza, che comunque sembra un campionato bellissimo, che è la massima serie regionale. E proprio per quanto riguarda il campionato di eccellenza, il Francavilla non si è perso d'animo e anzi già ha operato le prime mosse di mercato e non finirà di certo qui. Che cosa state combinando, Presidente? Ma guarda, stiamo combinando, spero, tante cosine belle. Innanzitutto ringrazio comunque il mister Del Grosso e il mister Zucchini, che saluto e abbraccio veramente con tanto tanto affetto, perché abbiamo fatto un'annata veramente indimenticabile l'anno scorso anche con tutto lo staff tecnico. Ma dal momento che il mister Del Grosso non è più il mister del Francavilla, ci siamo mossi in modo immediato. Oggi a Francavilla c'è il neo mister Ercole D'Eustachio, che non dovrei nemmeno tanto presentare perché anche lui ha fatto un'annata l'anno scorso altrettanto bella e importante. C'è anche da dire che lui per anni è stato all'interno della società calcio allenando i ragazzi. Francavilla non dimentichiamo che deve guardare sempre al settore giovanile e pensare che il settore giovanile come sta facendo, quindi mister Deustacchio è a cavallo diciamo, di questa carovana Francavilla. Insieme a lui c'è una persona altrettanto importante che effettivamente arricchisce in modo totale lo staff tecnico, che è Tuccella. Una persona che è altrettanto importante come procuratore dei portieri, visto che l'ha fatta a Cagliari, visto che l'ha fatto a Catania, l'ha fatto a Siena, l'ha fatto a Pescara per tanti anni, quindi sono certo che farà crescere anche diciamo, i portieri, lui sarà anche comunque il responsabile tecnico del settore giovanile. C'è da dire che innanzitutto ci siamo mossi per l'attacco con Nardone 91. Mi sente? Sì.
Nardone 91, classe 91, esterno d'attacco del Pineto, che l'anno scorso è stata nella finale di fianco nella partita Pineto-Francavilla, e quindi oggi è una persona altrettanto importante per l'attacco come lui, veloce, rapido nelle esecuzioni, già in giallo-rosso. Altro attaccante altrettanto forte, che veramente ne siamo felici e orgogliosi di potergli dare una maglia come la maglia di Francavilla, di Gennaro Francesco, che l'anno scorso stava a Campobasso, ma lui veramente ha giocato veramente a pallone, si può dire, cioè veramente ha fatto il calciatore nella sua vita, giocando con Matera, Barletta, Gallipoli, Fratelli C e Fratelli D, Verona pure, quindi ha fatto piazze altrettanto importanti. Lui è della zona nord di Francavilla, ha fatto una scelta di rientrare a casa, e quindi buon per noi che possiamo vederlo, diciamo, in giallo rosso. Ieri sera abbiamo concluso comunque con un altro difensore altrettanto forte, che non ha bisogno neanche di presentazione, dove lui viene dal settore generale, che è Gialloreto, giocato con Maceratese, Chiesi e quant'altro, del 90, e spero che lui faccia anche cose grandiose per Francavilla. E oggi, proprio in serata, dovrebbe firmare un 1996, classe 1996, un esterno di difesa, di Giacomo, scuola per fare calcio, l'anno scorso a Chieti. Ci stiamo muovendo anche per altre pedine da mettere a disposizione del mister, ma questo c'è tempo pure, perché ci manca una ventina di giorni per l'inizio della preparazione, quindi ha voglia, il tempo ce n'è per poter fare altri piccoli ritocchi al Francavilla. Da questi movimenti di mercato si intuisce che per il Francavilla non sarà una stagione da comprimaria. No, guarda, il giorno con Primaio non l'abbiamo fatto l'anno scorso, dove effettivamente ci stava l'obiettivo della salvezza. Sicuramente qualcosina in più la faremo pure quest'anno, forse saremo, diciamo, a primeggiare come l'anno scorso, ma di sicuro faremo un campionato che è il Francavilla America, ha un buon centro classifica in sopra, cioè poi l'obiettivo, diciamo, da centrare per questo anno primo, dopo l'anno zero, della scorsa stagione, sempre di più ci dobbiamo noi strutturare, quindi dobbiamo essere consapevoli che per fare dei nostri risultati ci servono, diciamo, anche anni di lavoro e anni di struttura societaria, e quindi di dirigenti, di staff tecnico, che capiscono sempre di più gli obiettivi della massima dirigenza, che in questo caso sono io. Sono certo che comunque ci divertiremo come ci siamo divertiti nella passata stagione, sperando che si fanno le cose per bene, come si attende voglia, con la giusta professionalità, sia da parte mia che da parte di tutti quanti i tesserati del Francavilla Calcio.